sono Jessica Resteghini, ho 34 anni, sono un'attrice e ho il cancro. Questa è la mia storia. Sono alla mia ottava puntura, come al solito diciamo che non va benissimissimo. Ieri sera non stavo proprio bene, oggi ancora ho provato a stare un po' in giro, ma ho visto che non cambia, nel senso sto sempre male come quando sto a casa, quindi ho deciso di la prossima volta magari me ne sto a casa a riposo, non lo so. Però vabbè, mi è passato un po' il tempo, ecco, quello sicuramente. Che cosa ho avuto? Solite cose, che poi sono tutte molto personali, perché a me viene qualcosa, ad altre magari non viene niente. Quello che mi è capitato stavolta, allora, mal di testa sicuramente, nervosismo, tanto, tanto nervosa, però vabbè, quello ci può stare. Poi sonno lo sappiamo oramai, non ve lo devo neanche più ripetere, no? Sonno, un po' di giramenti di testa e un po' di nausea, non ho mai vomitato. La puntura la faccio sempre il lunedì. Mi è partito dalla settimana precedente, come al solito, nel senso che più mi avvicino alla puntura e più sento che c'è proprio qualcosa che non è che stia andando proprio bene. Quindi ho iniziato appunto martedì ad avere un po' di fastidi, un po' di nausettina, robe varie. Ho avuto un picco sabato verso sera. Ieri pomeriggio è stato un po' pesante. Io la faccio sempre di sera perché devo portare Roberto in piscina, quindi la faccio dopo la piscina di Roberto. Nel pomeriggio è stato un po' difficile, però vabbè, alle 6 poi ho fatto la puntura e nel giro di un'ora ho avuto un po' di solita stanchezza, la solita pesantezza di testa, più che altro un po' proprio il mal di testa stavolta mi ha dato un po' fastidio. Io poi però non prendo niente, giustamente uno mi dice se hai mal di testa prenditi qualcosa, ma io non mi va, non li ho mai presi prima, non mi metterò a farlo adesso. La nausea poi me la sono portata dietro fino a un'oretta fa e niente, adesso è discesa tutto, adesso tutto andrà per il meglio, evviva! E quindi va bene, ottimo. Sono andata a ritirare le carte per fare i miei esami del sangue, sì, sono andata a farlo e li dovrò fare verso fine marzo, più o meno, aprile, forse aprile, vabbè, comunque già le carte. E niente, lì guarderò tutti i marcatori, ci sarà proprio l'emocromo completo, eccetera, eccetera. Bene, 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 niente, volevo aggiornarvi su questa cosa e basta. Un bacio a tutti e forza!